Passiamo alla domanda C, quale velocità finale raggiungono i tre blocchi? Perché i tre blocchi? Perché adesso appoggiamo sul blocco iniziale altri due blocchi identici, quindi sono tre blocchi. Quale velocità finale raggiungono se vengono tirati dalla stessa forza F di prima, cioè 15 N, per lo stesso tempo di prima, cioè 4 secondi. Qui vediamo i tre blocchi. Volendo, invece di immaginare tre blocchi, possiamo immaginare che il carrello sia stato riempito e la sua massa è triplicata, quindi è passata da 5 a 15 kg. La forza costante con cui lo spingiamo è sempre la stessa, 15 N, partenza sempre da fermo, ma stavolta non sappiamo, dopo 4 secondi, quale velocità avrà raggiunto. Ci aspettiamo naturalmente una velocità minore, perché il carrello, essendo stato appesantito, tirandolo con la stessa forza, dovrà accelerare di meno. È più pesante, accelererà di meno, raggiungerà una velocità più bassa. Siccome il carrello o la sua massa è triplicata, ci aspettiamo che la velocità trimezzi, cioè diventi un terzo, e infatti vedremo che sarà così. Infatti otterremo 4 metri al secondo, che è un terzo dei precedenti 12 metri al secondo. Quindi la velocità finale sarà quella che avevamo trovato prima diviso 3. Vediamo come si fanno i calcoli. Per calcolare la velocità finale utilizziamo la legge del moto rettilineo uniformemente accelerato. Ricordiamo infatti che una forza costante, una forza totale costante, produce un'accelerazione costante, quindi possiamo usare questa formula del moto rettilineo uniformemente accelerato. V' è la nostra incognita, cioè la velocità finale. Il tempo è sempre 4 secondi come prima, ma adesso non conosciamo la nuova accelerazione, qui dovrei scrivere A'. E questa nuova accelerazione A' ci aspettiamo che sia un terzo della precedente accelerazione. Perché? Perché la massa è triplicata, e dalla seconda legge di Newton sappiamo che se un oggetto triplica la massa, accelererà un terzo di prima. Quindi se la massa triplica, m passa a 3m, l'accelerazione trimezza, passa da a terzi. Questo si può dimostrare anche rigorosamente con la seconda legge di Newton. Infatti la forza totale, che in questo caso, che non c'è attrito, coincide con la forza di 15 N che facciamo noi, è uguale alla massa per l'accelerazione. La massa è 3m, cioè 15 kg, e l'accelerazione è quello che dobbiamo trovare. Quindi con la formula inversa calcoliamo questa accelerazione dividendo la forza da 15 N diviso 3m, cioè la massa del carrello, 15 kg, e troviamo infatti 1 metro al secondo quadrato, che è un terzo rispetto a prima. Infatti prima l'accelerazione era 3 metri al secondo quadrato, adesso è un terzo di prima. Quindi andiamo a sostituire questo valore di accelerazione nella formula della velocità finale al posto di A' e quindi ci mettiamo 1 metro al secondo quadrato per 4 secondi, 4 metri al secondo. Quindi effettivamente abbiamo ottenuto un terzo della velocità finale di prima, che era 12 metri al secondo. Dunque, riassumendo, il carrello ha triplicato la sua massa, di conseguenza la sua accelerazione è diventata un terzo, e siccome accelera meno di prima, anche la sua velocità finale sarà minore, sarà un terzo della velocità finale di prima, cioè sarà 4 metri al secondo.